Sì, grazie Presidente. Ma ci troviamo oggi ad affrontare nuovamente una questione che per noi va molto oltre il blocco dei diesel Euro 3 o diesel Euro 4, di cui si è tanto parlato sui giornali e di cui abbiamo tanto discusso anche in quest'Aula, ma che a nostro avviso riguarda invece il nostro ambiente e la nostra salute e soprattutto l'incapacità e l'inadeguatezza di questa Giunta a far fronte ad un problema che è quello della pessima qualità dell'aria che caratterizza la nostra pianura, che è un problema noto non da ieri ma da sempre. Sappiamo tutti che il nord Italia è la zona col più alto tasso di smog in Europa, nel vecchio continente sono 3,9 milioni le persone che abitano in aree dove si superano contemporaneamente e regolarmente i limiti delle principali sostanze inquinanti dell'aria, PM10, biossido di azoto e ozono. Di tutta la popolazione europea a rischio, il 95% vive nel nord del nostro paese. A dirlo non è il Movimento 5 Stelle, ma l'ultimo rapporto sulla qualità dell'aria dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Ambiente. Nella pianura padana la situazione è particolarmente critica a causa dei livelli altissimi degli ossidi di azoto, causati principalmente dai motori diesel. Tenuto in debito conto queste premesse, il modo in cui avete affrontato un problema di questa portata non è stato né serio né responsabile e le dichiarazioni che sento fare sul tema dal Presidente di questa Regione, anche in questi giorni, per lusingare qualche associazione di categoria, mi preoccupano ancora di più. Detto questo, avete avuto tutto il tempo per coinvolgere tutti i soggetti interessati dalle misure inserite ad aprile dell'anno scorso all'interno del PAIR. Invece avete deliberato il piano aria, fatto due foto, quattro comunicati, otto interviste TV, qualche passerella promozionale, una stretta di mano a Galletti, quindi avete fatto quello che veramente vi interessava, poi avete preso il piano, l'avete chiuso in un cassetto e ve ne siete completamente disinteressati. Non avete fatto una campagna di informazione degna di questo nome per dire non solo agli automobilisti ma anche ai comuni che dal 1 ottobre 2018 i diesel Euro 4 non potevano più circolare. Non avete individuato nessun tipo di incentivo, se non a frittata già fatta, per la rottamazione dei veicoli inquinanti. Provvedimenti come quello di vietare la circolazione agli Euro 4 andavano preparati e calibrati già da tempo e non imposti dalla sera alla mattina, avendo la presunzione di pensare che i cittadini avrebbero capito e obbedito senza battere ciglia. Ed in questo loop elettorale continuo nel quale vi trovate, che caratterizza costantemente il vostro agire politico, che siete riusciti ad arrivare all'aborto di una misura seppur non risolutiva, ma che se condivisa nei modi e nei tempi giusti, con i giusti incentivi finalizzati dove veramente serve e soprattutto coordinata con le altre regioni del bacino padano, insieme, che è quello che chiediamo da sempre e che non vediamo ancora realizzato, ad interventi strutturali, penso alla mobilità sostenibile, sono di Bologna, l'SFM ancora non è degna di questo nome, penso al potenziamento del trasporto delle merci su ferro. Insomma, seppur una misura tampone, qualche beneficio l'avrebbe dato e non vi avrebbe obbligato a una totale retromarcia. E invece vi siete limitati solamente a portare avanti quella spocchia, sempre da primi della classe, che chi segue sui social, il Presidente di questa Regione conosce fin troppo bene, facendo però alla fine la figura dell'alunno mandato dietro la lavagna a ripensare ai propri errori. Ma siccome i vostri sbagli, come certificato dal rapporto europeo sulla qualità dell'aria, hanno un effetto drammatico sulla vita delle persone, crediamo che sia nostro dovere oggi votare a favore della mozione di censura nei confronti dell'assessore Gazzolo, sperando che questa volta l'assessore esca dalla classe una volta per tutte.